Buongiorno. Il pensiero di stamattina. Quando ti impegni, cerchi le ispirazioni, fai reel, giri, tagli o peggio ancora, fai dei post informativi dove scrivi, cerchi le informazioni, elabori, le scrivi a modo tuo, mai nessuno ti calcola. Appena fai un reel veramente del cavolo, dove racconti di un profumino, non voglio dire del cavolo, ma che sta lì sullo scaffale da anni. Lo racconti, ma neanche in una delle massime e migliori maniere. Potresti anche far del meglio e poi bam, e ti prende tutte quelle visualizzazioni. Che poi, vabbè, non è che sono tantissime, ma comunque rispetto al mio profilo, tanti. E sono contenta lo stesso, per carità, perché pur avendo comunque pochi followers, il mio profilo ce l'ha un engagement che non ha mai avuto quello precedente e che ne aveva molti di più. Io in realtà cosa volevo fare? Io vorrei tornare a fare blind test, ma mi rendo conto che a nessuno interessa più di tanto, a quanto mi sembra vedere. Lo farò lo stesso. Vorrei solo spiegare magari meglio, per chi non ha seguito i miei blind test in passato, lo scopo, il senso con cui lo faccio. Quindi oggi farò questo. Poi ci sono questi tre profumi con un combo particolare di cui parlerò un attimo dopo, un attimo, che mi fanno impazzire adesso, quindi parlerò anche di questi oggi, se riesco, se mi faranno parlare. Ciao ciao.